Ogni anno il calciatore più forte al mondo è colui che vince il pallone d'oro, ma quest'oggi sarà quello che vincerà questo imperialism. Ho invitato 25 calciatori su un'isola deserta ed ho assegnato ad ognuno di essi un territorio. Ma dato che a calcio si gioca 11 contro 11, avremo 11 Messi contro 11 Mbappé e sì, anche 11 Maignan. Io girerò questa ruota per capire chi giocherà e questa freccia per capire quale territorio attaccherà. Se ad esempio esce Leao e dovrà attaccare a sud-est, sfiderà Haaland. Chi perde sarà eliminato. Il vincitore conquisterà il territorio. E ripeterò questo processo fino a quando un calciatore non controllerà tutta l'isola. E il primo calciatore che giocherà in questo FC24 Imperialism edizione pallone d'oro è Karim Benzema o Messi, ed è proprio Benzema. Benzema che attaccherà a est, precisissimo. E per Benzema a est c'è Kevin De Bruyne. De Bruyne lo state vedendo con la maglia del Wolfsburg e non quella del Manchester City, perché nel Manchester City ci sarà Haaland. Questo problema, tra virgolette, ma non è troppo un problema, si presenterà anche con altri calciatori, ma lo vedrete nel corso del video. De Bruyne, attenzione, la data davanti ancora per De Bruyne. 1-0 Wolfsburg all'ottavo minuto. Cioè, devo dire 1-0 De Bruyne, scusate, devo un attimo abituarmi. Qui Benzema fa un grandissimo gol da fuori, però c'è da dire che il portiere rimane comunque Kevin De Bruyne. E vi volevo dire un'ultima cosa, ci è voluto davvero tantissimo tempo per realizzare questo video. Attenzione, Benzema in area, calcia! E vabbè, ci saranno tantissimi gol, già l'ho capito, 2-1 per Benzema. Cosa vi stavo dicendo? Che per realizzare questo video ci ho messo un sacco di tempo, perché duplicare tutti i calciatori non è stato affatto semplice. Quindi vi invito per la primissima volta in questo canale a lasciare un mi piace. Se vedo che questo video raggiunge tanti mi piace, farò anche l'edizione scarpetta d'oro e inserirò i migliori 25 giocatori della Serie A. E secondo me ne vedremo delle belle. Attenzione, Benzema ancora in aria. Benzema cerca il mancino! Sotto l'incrocio! 4-2! Benzema in aria. Attenzione, di nuovo in mezzo! 5-2, Benzema sta distruggendo Kevin De Bruyne. Per De Bruyne non c'è stata chance e il primo ad espandersi è Benzema. La prima partita è già stata bellissima, il secondo a scendere in campo Kvaratskhelia o Messi e l'attuale pallone d'oro, Lionel Messi. Messi che attaccherà a ovest e ad ovest Messi a Mike Maignan. Messi in aria, attenzione, Messi calcia e sotto porta. Col destro Messi fa l'1-0. Messi però in aria se la porta sul mancino, passa in mezzo e Lionel Messi fa il 2-0. Maignan entra in aria, Maignan la passa in mezzo, Maignan 2-1, Mike Maignan sotto porta. Maignan in mezzo, attenzione, cross in aria, calcia, lo fa, 2-2. Non ci credo, Mike Maignan 2-2. Tra Maignan e Messi finisce 2-2 e quindi calci di rigore. Di nuovo Maignan contro Messi, questa volta indovina e pare il rigore, non ci credo. Se Messi segna è finita e passa il turno. Messi contro Maignan, pallonettino centrale e il team di Messi ha passato il turno. Purtroppo Maignan ci saluta e Messi, attuale pallone d'oro, si espande. E sarebbe stato bello vedere un portiere verso la finale, semifinale, però ci ha salutato subito. E adesso tocca a Ruben Dias. Ruben Dias che attaccherà a nord-ovest e mi dispiace per lui perché lì c'è Bellingham. Sugli sviluppi di un corner, Ruben Dias passa in vantaggio, ma Bellingham pareggia subito dopo. 91esimo, non c'è più tempo, 1-1, e quindi anche questa partita ai calci di rigore. Ruben Dias quindi che deve pareggiare, e Bellingham para, non ci credo! Se Bellingham segna questo rigore, vince ufficialmente la sfida contro Ruben Dias. Ruben Dias rimane fermo, viene eliminato e Bellingham conquista territorio. E non vedo l'ora di scoprire chi sarà il prossimo calciatore a entrare in campo, ed è Paulo Dybala o Barella. E per pochissimo è Nicolò Barella. Barella che attaccherà a nord-ovest. Si rimane in Italia perché a nord c'è Federico Chiesa. 87esimo, questa potrebbe essere l'ultima azione della gara. Barella che è appena entrato in aria. Barella in mezzo per l'altro! L'altro Barella all'89esimo fa gol ed è 1-0. Ma non c'è più tempo. Barella vince 1-0 contro Chiesa. Chiesa che viene rimosso e Barella che si espande. Un italiano quindi ci saluta. Il prossimo a scendere in campo, mamma mia, è Haaland. Haaland che dovrà attaccare a est preciso. E scende in campo di nuovo Nicolò Barella. Haaland
entra in aria, col mancino calcia, 1-0, e vabbè, Haaland che comunque rimane in attacco, calcia, 2-0, infermabile, questo calciatore è un mostro. Barella se l'allunga, Barella in aria, ce n'è uno in mezzo, Barella calcia, e fa bene così, 2-1, Barella cambia gioco, lunghissima in aria, Barella calcia, pareggia subito, 2-2, come se non fosse successo nulla. Mamma mia, Haaland ha bucato la difesa, calcia da fuori, no! All'86esimo Haaland passa in vantaggio. E sono dispiaciuto solo perché vorrei che un calciatore della nostra Serie A vincesse questo pallone d'oro. Però Haaland è infermabile, è troppo forte. Mi sa che non c'è più tempo, arbitro non fischiare. E finisce qui, Haaland elimina Barella. Barella che quindi ci saluta e Haaland che si espande per la prima volta. Un altro italiano ci saluta in questo imperialism e il prossimo a scendere in campo è Mohamed Salah. Salah che attaccherà a ovest e per Salah a ovest c'è Harry Kane. Questa partita non è mai stata combattuta. Mohamed Salah a Harry Kane in 90 minuti gliene fa 5. Harry Kane non vincerà questo trofeo, Salah che si espande. Stiamo andando velocissimi. Il prossimo a giocare questo imperialism è Kvara Kvaratskhelia. Kvara che attaccherà a ovest, leggermente nord. E non ci sono dubbi, lì c'è Vinicius. Questa invece è una partita super equilibrata. Vinicius passa in vantaggio di 2 gol, ma Kvara pareggia entro la fine del primo tempo. Vinicius che leggermente in difficoltà, un po' troppo forse, Kvara, 3-2, la rimonta così, Kvara Kvaratskhelia. Vinicius che ha giocato benissimo i primi 10-20 minuti e poi si è completamente fermato e adesso forse si è risvegliato perché fa il 3-3. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gara, Vinicius in attacco, attenzione, tutti alzano la mano, potrebbe essere fuori gioco. Ma non è così, Vinicius è in vantaggio all'85esimo, 88esimo, l'ultima azione d'attacco sarà per Kvaratskhelia. Se questa partita è alla pari, come è sempre stata sin dall'inizio, dovrebbe segnare, perché non sarebbe corretto. Kvicia! E infatti, così, il risultato è correttissimo. Chi passerà il turno tra Vinicius e Kvara si deciderà ai calci di rigore. Vinicius contro Kvara, se Vinicius segna, è finita, Kvara spiazzato e Vinicius che passa il turno. Kvaratskhelia ci saluta e Vinicius passa il turno, anche se di poco. Prossimo calciatore a scendere in questo imperialism è Griezmann. Griezmann che attaccherà a nord. E a nord per Griezmann c'è di nuovo Vinicius. E non c'è stata partita, Vinicius caccia Griezmann. Prossimo calciatore che combatterà per questo pallone d'oro è, e vabbè, chi se non lui, di nuovo, Lionel Messi. Messi che attaccherà a est. E questi due con il pallone d'oro hanno un conto in sospeso. Voi sapete cos'è successo tra Messi e Lewandowski con il pallone d'oro del 2021? Se sì, fatemelo sapere con un commento. Attenzione però, Messi inizia questa partita che fa giallo 1-0. Lewandowski in attacco, entra in aria, leva, 1-1 al 28esimo, Robert Lewandowski. Ultima azione del primo tempo, Lewandowski in attacco, la cross in mezzo. Che cosa ho appena visto? Robert Lewandowski fa il 2-1 all'ultimo secondo del primo tempo. Messi entra in aria sul mancino, calcia e pareggia questa partita al 54esimo, 2-2. Messi ce l'ha sul mancino, limite dell'area. Messi prova il tiro e rimonta questa partita al 64esimo. Sconfitto 3-2, Lewandowski deve cedere il suo territorio a Messi. E Messi sta difendendo benissimo il suo pallone d'oro. Il prossimo a scendere in campo è Luis Alberto o Salah, ed è proprio Salah. Salah attaccherà a sud e a sud c'è Kylian Mbappé. Mbappé vince i rigori e questa è la situazione attuale. Prossimo calciatore che proverà a vincere questo pallone d'oro è Luka Modric. Modric che attaccherà a sud-ovest e questa partita è incredibile. Modric contro Mbappé. Mbappé che può ripartire in contropiede. Mamma mia, è velocissimo Mbappé. Mbappé che genera, deve solamente tirare! 1-0! Kylian Mbappé al 9° minuto! Mbappé, mamma mia, supera Modric. Modric che è andato a farfalle. Mbappé traversa e di testa! Mbappé fa il 2-0. Mbappé da fuori! Ma che gol ha fatto Kylian Mbappé! 3-0 al 30esimo. Modric esce sconfitto e Mbappé è il più grande dell'isola. 14 calciatori rimasti. Il prossimo dell'isola a giocare sarà Paolo Dybala o Luis Alberto, ed è proprio Paolo Dybala. E Dybala attaccherà a ovest, un po' sud, e quello è il territorio di Vinicius. Vinicius, ci sono 3 Dybala dietro, ma Vinicius li supera tutti! 1-0 Vinicius!
Vinicius, attenzione, può provare il tiro da lì. Lo fa! Sotto la traversa, al 40esimo, Vinicius 3-0. Ma Dybala non ce l'ha fatta e Vinicius pareggia Mbappé. 13 calciatori rimasti, il prossimo a scendere in campo è Victor Osimhen. Victor Osimhen attaccherà a... est, preciso. E lì c'è Karim Benzema. Comunque ho notato che c'è un bug su FIFA dove Osimhen parte in campo con i capelli neri, ma dopo il gol, e probabilmente adesso, perché al settimo minuto Victor Osimhen fa l'1-0, i capelli gli diventano biondi. E infatti, non chiedetemi il perché, però FC24 quest'anno è così. Probabilmente dopo il gol diventa Super Saiyan, se no non me lo spiego. Benzema, che alla prima partita ne ha fatti 5 a De Bruyne, in questa non riesce minimamente ad attaccare. Anzi, prende il terzo gol in 20 minuti, Osimhen sta dominando. Inutile dire che Osimhen ha dominato tutta la partita. Prossimo a scendere in campo, il Sium, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che attaccherà a sud, un po' est, e lì c'è Lautaro Martinez. E questi due calciatori, secondo me, oggi sono abbastanza simili. Cristiano Ronaldo rimane comunque il re del calcio, però comunque Lautaro in aria! Lautaro al sesto minuto, 1-0. Lautaro cerca lo spazio per avanzare, probabilmente lo trova. Lautaro, ce n'è tre in aria! Ma fa tutto da solo! Lautaro Martinez e fa il 2-0! Lautaro filtrante, attenzione! Ce n'è uno in mezzo, lo vede! E questo è il classico gol. Lautaro Martinez fa il 3-0. È incredibile, ma vero, Ronaldo perde contro Lautaro. E il prossimo a scendere in campo è, di nuovo, Haaland. Haaland che attaccherà a nord. E anche questa è una finale anticipata. C'è Bellingham. Bellingham sulla fascia, attenzione, entra in aria! La de mezzo! 1-0! Incredibilmente al nono minuto, Bellingham! Ce n'è due e mezzo, Bellingham di testa! 2-0! Non ci credo! Di nuovo in contropiede, Bellingham buca la difesa ed è così anche stavolta! Sotto porta, fa il 3-0 al 36esimo! E non c'è più tempo, mamma mia che parata Haaland che ha fatto all'ultimo! Stavo dicendo, non c'è più tempo, Bellingham vince questa partita 4-2. Rimangono solamente 10 calciatori e questa è la situazione attuale. 10 calciatori rimasti, il prossimo a scendere in campo è Kim Min-jae o Vinicius? Ed è Vinicius. Vinicius che attaccherà a ovest, e per Vinicius a ovest c'è Kim. Primo tempo che finisce 0-0, ma nel secondo tempo Vinicius non ha visto la palla. Kim vince 4-0 e Vinicius è fuori dall'isola. Chissà se ci saranno altre sorprese in questo imperialism. Il prossimo a scendere in campo è Kylian Mbappé. Mbappé può giocare solo contro calciatori della Serie A, va ad est, ore 4 tipo, e questo significa Luis Alberto. Luis Alberto nei miei video ha sempre giocato bene, ma contro Kylian Mbappé ho un po' paura. Mbappé che già in attacco, attenzione, spalla la porta, Mbappé, Kylian! Al quinto minuto Kylian Mbappé fa 1-0. Al momento quante partite abbiamo visto? 14-15. Io per quello che ho visto adesso vi posso dire che Bellingham e Mbappé sembrano di un altro livello. Luis Alberto in aria, Luis Alberto, c'è un compagno in mezzo, Mbappé fa un paratone, non ci credo! Mbappé quindi che può partire in contropiede, e questo non lo raggiungi più. Se si allunga palla non lo raggiungi più. Mbappé in questo momento in aria, Kylian Mbappé tira, mamma mia che gol! Mbappé, mamma mia, ancora Mbappé in aria, appena segnato Mbappé e fa il terzo gol. Luis Alberto che non sta giocando. Purtroppo Luis Alberto ci saluta e Mbappé diventa il più grande. 8 calciatori rimasti, il prossimo a scendere in campo è di nuovo Mbappé, e invece no, è Kim. Kim che attaccherà a nord-est, e a nord-est c'è Rafa Leao. Leao calcia! 1-0! Rafa Leao! Prima azione d'attacco per Kim. Attenzione, Kim comunque non è lentissimo. Kim la crossa in mezzo di testa! Leao che parata ha fatto! Ultima azione del primo tempo. Kim è in avanti, attenzione, sulla fascia si accentra, la crossa in mezzo, Kim è solo! Mamma mia! Che paratone! Di nuovo di Rafa Leao! Io che dovrei parlare di meno. E il Leao portiere questa volta non ne può nulla. Il primo tempo finisce in parità. Leao se la sta allungando, Leao adesso in aria, Leao calcia sul secondo palo, 2-1, e non c'è più tempo. Leao vince 2-1 contro Kim, e con solamente una vittoria prende tantissimo terreno. Gli ultimi 7, il prossimo a scendere in campo è di nuovo Kylian Mbappé. Mbappé che dovrà attaccare a
nord e in quella zona c'è il Toro Martinez. Mbappé però che è già in attacco. Mamma mia che azione, Kylian Mbappé in aria. Mbappé cerca lo spazio per tirare, lo trova, mamma mia. Purtroppo per Lautaro Martinez, Kylian Mbappé è troppo forte. E rimangono 6 calciatori, uno di questi alzerà il pallone d'oro. 6 calciatori rimanenti, il prossimo a scendere in campo è Victor Osimhen, ed è proprio lui. Osimhen che attaccherà a est, e ad est c'è Bellingham. Bellingham sta avanzando benissimo, mamma mia, ne supera 2, attenzione, forse in fuorigioco. Bellingham segna, e dato che non è fuorigioco, 1-0. Mamma mia, Osimhen sta rispondendo benissimo. Osimhen è già in aria. Osimhen! Dura un minuto il vantaggio di Bellingham. Perfetta parità. Osimhen si accentra, attenzione. Mamma mia, entra in aria con un colpo di tacco! Victor Osimhen! 2-1! Non ci voglio credere! Bellingham che riparte in contropiede, vince il contrasto contro Osimhen. Ce n'è uno in mezzo. Di nuovo Bellingham, di nuovo! 2-2! Ultimi 7 minuti di gara. Bellingham che avanza. Palla ancora per Bellingham! E fa il 3-2 all'84esimo, rimonta questa partita. E finisce qui, Bellingham vince 3-2 contro Victor Osimhen. Osimhen che viene cancellato e Bellingham diventa grande quanto Mbappé. Ultimi 5 rimasti, essere arrivati fin qua è comunque un gran traguardo. Scende in campo Rafa Leao. Rafa Leao che attaccherà a nord-ovest. E questa non è facile perché lì c'è Messi. E anche Leao contro Messi è una bellissima partita. Due giocatori con caratteristiche tecniche abbastanza diverse, però entrambi molto forti. Mamma mia, Leao in calcio d'angolo. Anche nell'ultima partita Leao aveva fatto dei miracoli in porta, quindi al momento mi sento di proclamarlo miglior portiere dell'imperialism. Però Messi in attacco, tempo di proclamarlo miglior portiere che subisce gol. Messi fa 1-0. Leao si accentra, può provare il destro da fuori. Leao passaggio in mezzo, pareggia subito Rafa Leao ed è 1-1. Messi in aria, Messi si porta sul mancino, passaggio in mezzo, fortissimo, 2-1. Attenzione, Leao li supera tutti, ce n'è 3 in mezzo. Leao, 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 2-2 al 38esimo. Ultima azione del primo tempo, Leao che è rientrato in aria. Attenzione, sembra l'azione di prima. Leao la ricrossa in mezzo, rovesciata, parata di Messi, è di testa. Leao chiude il primo tempo in vantaggio 3-2. Ultimi 10 minuti di gara, Leao che sta attaccando sulla fascia. Attenzione, Leao, questo è sempre gol. Leao, Leao la da in mezzo, 4-2. Rafa Leao, non ci voglio credere. L'attuale pallone d'oro viene rimosso e Leao è grande quanto Mbappé e Bellingham. Mbappé, Vlahovic, Leao e Bellingham. Il prossimo a scendere in campo è Kylian Mbappé. Mbappé che attaccherà a sud-est, e a sud-est c'è Dusan Vlahovic. Qua i tifosi della Juve mi odieranno perché ho messo Vlahovic nella Fiorentina, però ricordatevi che nella Juventus avevo inserito Federico Chiesa. E dato che l'ultima squadra di Vlahovic prima della Juve appunto era la Fiorentina, così secondo me non ci possiamo confondere. Attenzione, ce n'è uno in mezzo, Vlahovic, Dusan, Dusan Vlahovic, 1-0 contro Kylian Mbappé. Secondo tempo che è appena iniziato, Mbappé però che sta già attaccando. Mbappé la passa, attenzione Vlahovic, gran parata. Fuori gioco? No, non è fuori gioco. Kylian Mbappé pareggia questa partita. Vlahovic, Vlahovic appena entrato in aria, calcia, attenzione Dusan Vlahovic, 2-1. Mbappé in contropiede, calcia, gol molto simile a quello di Vlahovic, 2-2. Mbappé, Mbappé in aria, 3-2, Kylian Mbappé. Ultimi 2 minuti di gioco, Mbappé ancora in attacco. Cos'è successo? Non ho capito che è successo, ma Mbappé fa il 4-2 al 92esimo e vince questa partita. E i 3 candidati a questo pallone d'oro sono Mbappé, Leao e Bellingham. E colui che giocherà questa semifinale è proprio Leao. Leao a ovest a Mbappé, a est a Bellingham e incontra proprio Bellingham. E benvenuti alla semifinale Bellingham contro Leao. Mbappé in questo momento è già finalista. Bellingham che prova ad avanzare, prima azione d'attacco per lui. Attenzione, calcia da fuori! Leao in calcio d'angolo. Bellingham però ancora limite dell'area, calcia, Leao di nuovo in calcio d'angolo. Chiunque sia il vincitore di questo pallone d'oro, il vincitore del guanto d'oro è ufficialmente Rafa Leao, perché ha fatto delle parate in questo torneo senza senso. Leao prova ad attaccare sulla fascia, Bellingham che sembra schierato bene dietro. Attenzione, Leao adesso in aria, calcia, 1-0 Rafa Leao. Bellingham che già sta rispondendo. Bellingham è già in attacco. Leao dove esattamente? Non c'è nessun difensore. E Bellingham fa l'1-1. Rafa Leao prova ad avanzare, ultima azione della partita e non c'è più tempo. Tra Bellingham e Leao il vincitore si deciderà ai calci di rigore. Leao che deve pareggiare i conti
E non lo fa! Bellingham para, non ci credo! E se Leao sbaglia, è finita. Rafa, non sbagliare. E lo sbaglia! E Bellingham va in finale contro Kylian Mbappé. E questa finale è da pelle d'oca. E signore e signori, benvenuti alla finale di questo FC24 Imperialism edizione Pallone d'Oro. Dato che è una finale, in caso di pareggio si andrà ai supplementari e non subito ai calci di rigore. Mbappé che è entrato in aria. Attenzione, Kylian la dà in mezzo. Kylian Mbappé fa l'1-0 in questa finale. Questo è uno dei miei gol preferiti in questo Imperialism. Dio, attenzione! Bellingham pareggia di testa. Bellingham è entrato in aria. Attenzione, Bellingham fa il 2-1 contro Kylian Mbappé. Ultimi 8 minuti di gara. Bellingham che è in vantaggio per 2-1. Ma perché palla? È una zona bruttissima. Mbappé, Mbappé, ma che gol ha fatto? 2-2 all'84esimo. Nei 90 minuti è finita in parità, quindi tempi supplementari. Mbappé in mezzo per Kylian e Bellingham se la fa passare sotto il braccio. Rimonta questa partita, Kylian Mbappé. 10 minuti alla fine, Mbappé ancora in avanti. Attenzione, Mbappé entra in aria. Ce l'ha sul destro, Mbappé, Mbappé, Kylian Mbappé. Probabilmente chiude qui la partita, 4-2. Ultimo minuto di recupero, Mbappé alla palla. E quindi credo che sia finita qui. E infatti finisce qua. Kylian Mbappé è il vincitore di questo FC24 Imperialism edizione Pallone d'Oro. E se questo video ti è piaciuto, io ti invito a guardare questo qua e iscriviti così da non perderti i prossimi.